Torino si intensificano i controlli da parte della Polizia di Stato per spezzare l'attività di spaccio. Una delle zone calde è Porta Palazzo. Ieri, nell'area del mercato, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno arrestato un cittadino senegalese di 46 anni, sorpreso a vendere sostanza stupefacente fra i banchi di frutta e verdura. Probabilmente pensava di passare inosservato tra la tanta gente impegnata a fare la spesa, ma l'esperienza e l'occhio vigile degli agenti ha interrotto la sua attività illecita. L'uomo, appena riconosciuti i poliziotti, ha tentato di fuggire a piedi tra le bancarelle e poi svoltando verso Corso Regina Margherita. Durante la corsa ha buttato un sacchetto con all'interno 60 ovuli di droga, e ha poi cercato più volte di liberarsi degli agenti prendendoli a spallate. La sostanza illegale è stata recuperata. Si è poi accertato che si trattava sia di eroina sia di cocaina, mentre l'uomo, con precedenti e un divieto di dimora nella nostra regione, è stato arrestato per il reato di detenzione e spaccio. Sempre nell'ambito dei controlli sul territorio e sempre nella piazza del mercato di Porta Palazzo, i poliziotti hanno poi proceduto al fermo di un cittadino marocchino di 18 anni. Lo stesso è stato infatti trovato in possesso di un cellulare rubato e di hashish ed è stato quindi denunciato per detenzione di sostanza stupefacente. Un'altra attività di controllo, questa volta nella zona del quartiere di San Salvario, ha portato all'arresto di un altro cittadino di origine marocchina. Gli agenti della squadra volante, che fa parte delle pattuglie Pegaso, in corso Massimo D'Azeglio, angolo via Valperga Caluso, hanno notato un uomo rovistare in un bidone dei rifiuti e, sospettando che stesse occultando droga, come spesso gli spacciatori della zona sono soliti fare, lo hanno avvicinato. A quel punto il marocchino ha tentato una fuga in bicicletta, ne è nato un inseguimento, finito con la caduta del sospettato dalla bici e il suo fermo da parte dei poliziotti. L'uomo, 32 anni, irregolare sul territorio e con precedenti per droga, aveva a tracolla un borsello contenente circa 100 grammi di marijuana, oltre a 270 euro in contanti. È stato tratto in arresto per violazione della legge sugli stupefacenti. Purtroppo lo spaccio è una piaga che tormenta diversi quartieri del capoluogo piemontese e ieri sera in zona barriera di Milano l'esasperazione ha spinto a scendere in strada una trentina di persone quando un uomo di origine straniera ha acceso la rabbia dei cittadini che lo hanno visto barcollante mentre danneggiava le auto parcheggiate, rompendo vetri e specchietti e prendendo a calci le portiere. Ne è scaturita una rissa, finita solo grazie all'intervento della polizia. I residenti di Barriera di Milano e i consiglieri della circoscrizione 6 da tempo chiedono maggiori controlli e questo episodio, che ha rischiato di portare a un vero e proprio linciaggio, deve far riflettere.